Kyaji Pella Shidi Senda Zamli Kunji Kurshi Dukurungi Tenzi Kyazu Ulu Sowan Kuzembe Kangjin Chungsu Shi Sungsanyang Zamli Yongla Kyab Tu Changze Rukin Pungshi Gwenlami Tenzi Kyazu Kyel. Questa era una lode con una preghiera di lunga vita a Sua Santità, non l'avevo mai sentita prima così. Buongiorno a tutti quelli che seguono con me. Sono le 5. Questo è il dibattito filosofico che, come è voluto da Sua Santità, è stato adottato anche nelle scuole e anche fra i laici tibetani.
Tela tamboru yang nam ni ngao xie su de chi. Mo da a chue jie yang yi ba ta. Chi shi. Lung sun yu guba yin bi shi. Che wa ma shu. Lung sun yu guba yin na guba yin bi ma cha ta. Chi shi. Lung sun yu guba yin na guba yin bi cha li chi. Ne. Mo a chue jie yang yi ba ta. Chi shi. Lung sun yu guba yin bi chi. Che wa ma shu. Mo na, ni niu da ni shu. Da a chue jie yang yi ba ta. Yang 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 Dibu yang ayu macam, yang ayu deh, macam. Wang cina acu je yang, ni so acu je yang sana dibu yue, dibu yue. Acu je yang sana dibu yue je. Dibu dibu yue atar wa, dibu yue atar. Che. Dibu yue atar wa. Questo è un dibattito che è applicato anche a delle cose che normalmente non sono filosofiche, come per esempio la costruzione della grammatica tibetana. Abbiamo in Italia cominciato 5 anni fa con Atisha Mathur, il mio amico, che gli ho chiesto di condurre il percorso della logica, che adesso sono già appunto 5 anni di classi favolose, proprio per inserire il dibattito anche nella comunità laica, comunque in Italia, perché questo è il desiderio di santità del Dalai Lama, di continuare a propagare questa tradizione, che è proprio la tradizione dell'Nalanda logica, che è stata mantenuta solo dalla tradizione tibetana nel mondo buddista. E Rawe Korwe Shinkamde Petan Dewa Malu Jungwen Chenrezi Shapesi Tepatu Tengyurci, bellissimo. Chorin Poce, Mache Pananke Yurci, Mepayan Gone Gondu Pewajo. La lode Manjushri.
tina danda rasa ve chine do go ji si si ji ni ge to ga le ba zen karma se be so ra ma re mu to dung e ge se ve yan la tru jo yan de zo no za che jo yo mo ni no ne ge ta ro tro ze che ra re mu ze du ge nyu go si che do che re che na do ne ta je za jo ta jo yan de zo zo de ze tu bo chu dan jo ra jo ni gen ze na do mu be ra ze yan na do di marabazane yogi kera ozerge dado temo mumbara se ne kandan tenjo shudurro vaya nono bom veno zon jobe sera paro je maria rova jaye rovo nye sozor nye vige chove jodhya cha jodhya no Gate, gate, para, gate, para, zang, gate, bodhi, so, adayata, gate, gate, para, gate, para, zang, gate, bodhi. Zonge jodan zoye jodan
Quindi noi tutti ci troviamo in questo posto come esiliati, ma il punto è che abbiamo sempre continuato a mantenere la nostra tradizione della nostra istruzione e vedo che anche voi giovani studenti avete adottato il dibattito, per cui vuol dire che state mantenendo l'interesse nell'istruzione, nella nostra tradizione, altrimenti in Tibet comunque non c'era questa abitudine, a parte nei monasteri, se era Drepun e Ganden, di continuare la tradizione del dibattito, mentre invece ora vedo anche che voi ragazzi, ragazze e anche nei laici state portando avanti la tradizione del dibattito. Questa è una cosa meravigliosa. In Tibet noi, da una parte, abbiamo la nostra tradizione e quella ininterrotta che viene dall'istruzione della Nalanda indiana di fare il dibattito, per cui questa è la tradizione della Nalanda. In Tibet, se Radrepun e Ganden, i grandi, tre grandi monasteri, hanno un'ottima tradizione di dibattito, ma non nella società dei laica e nelle scuole non c'era questa propagazione, ma dopo che siamo venuti in esilio, voi ragazzi e ragazze avete, anche nelle scuole, avete sviluppato l'interesse di fare il dibattito. È una cosa meravigliosa, è eccellente questa cosa. Il nostro, la tradizione del Dharma della nostra cultura tibetana non è solamente di beneficio a noi tibetani, ma nel mondo stesso. Il sistema che viene insegnato fin dal primo degli studi della raccolta dei soggetti del dibattito è di grandissimo beneficio al mondo come eredità di istruzione culturale nel mondo. Per cui per noi è diventata un'abitudine che è veramente estremamente positiva. Il nostro, come abbiamo mantenuto la cultura e la tradizione del Dharma in Tibet, è qualcosa di straordinario da dover mostrare e voi continuate a farlo. Sono molto contento di questa cosa. Per cui non solo noi, come pochi esuli, abbiamo studiato e portato avanti il dibattito, ma per esempio in Cina, se potessimo farlo entrare anche nella tradizione cinese, noi dovremmo pensarci a questa cosa. In passato c'erano
dei cinesi che venivano a studiare nei nostri monasteri, anche se pochi, ma in Cina c'è un grandissimo risveglio di interesse per la pratica del Dharma, per cui se anche il dibattito potesse propagarsi, essere stabilito in Cina, questo è qualcosa di cui noi dovremmo occuparci, pensare. Per esempio, anch'io sono un esule, però la cultura del Dharma e la tradizione tibetana non è solo di beneficio a noi pochi esuli, ma nel mondo stesso come eredità. E da una parte in Cina i buddhisti sono tantissimi e moltissimi hanno interesse nella tradizione buddista tibetana e anche nel mondo nord, sud, all'ovest c'è tantissimo interesse al buddismo e quando dal momento che c'è questo risveglio di interesse è importantissimo che venga propagata la tradizione del dibattito. Per cui noi come tibetani siamo un esempio che può mostrare questo, come la nostra cultura e la tradizione del Dharma non è solamente leggere i testi o fare le preghiere. E l'interesse in questo nel mondo è diventato molto importante, per cui il percorso della logica è la base del mantenimento della nostra tradizione che porta a sviluppare dove non si è sviluppato e a ristorare dove si è degenerata questa tradizione, proprio sulla base del percorso della logica. E anche se in Cina se ci fosse questa tradizione che integra l'ascolto, la riflessione, la meditazione, per noi è una responsabilità che questa possa avvenire. Se quello che penso è che in Cina, dove c'è un grandissimo risveglio di interesse al Dharma, se questo è possibile, vedo che è possibile che possa instaurarsi sulla base del percorso della logica e del dibattito, e questo provvederebbe a un grandissimo beneficio e aiuto alla propagazione della tradizione del Buddha. E noi siamo come gli esempi viventi di come questa tradizione possa essere instaurata gradualmente, per cui in Cina sto parlando anche questo percorso di cognizione valida e di logica, c'è anche un nuovo interesse in Occidente dove non è un posto dove precedentemente si era propagato il buddismo. Per cui la nostra cultura, la tradizione del Dharma che viene venuta dal Nalanda, siamo riusciti a mantenerla fino adesso noi tibetani ed è chiaro che siamo stati anche in grado di propagarla in esilio e questo rimane la nostra responsabilità di continuare a essere gli esempi viventi di questa tradizione, importantissimo per noi. Per cui oggi ho visto che fate il dibattito nell'ambito scolastico, mi ha compiaciuto tantissimo questa cosa, è veramente fantastica.
Quando eravamo in Tibet, il nostro modo di pensare era più claustrofobico. Non avevamo pensato di propagare il dibattito nelle scuole pensando che non fosse utile, ma invece, dopo che siamo venuti in esilia, questo è avvenuto, per cui questo è un grande miglioramento, il modo in cui noi abbiamo mantenuto con responsabilità la tradizione del Nalanda al punto in cui adesso viene inserita nell'istruzione delle scuole e anche il suo mantenimento, per cui vi ringrazio e vi saluto. Anche se sono anziano, vedete, non ho perso neanche un dente fino adesso. Guardate come mastico bene. Ci sono tanti esuli nel mondo, ma fra questi quelli che diventano, che sono più coesi e più stati più attivi sono i tibetani e che continuano ad avere una fortissima determinazione, dovete continuare ad avere questa determinazione. Anche se da piccolo mangiavo abbastanza dolci, non sono mai avuto nessun problema ai denti. Nei miei sogni, Panden Lama, che è dietro sempre dietro di me, fa delle profezie e mi dice che vivrò di sicuro per più di 110 anni, per cui Panden Lama me l'ha detto nei miei sogni, me l'ha profetizzato. Così come questa profezia, se guardo la mia condizione fisica, posso veramente dire che sì, probabilmente riesco a vivere questa lunghezza. La cosa principale è che tutti voi avete fede stabile in me e la mia intenzione è quella di essere di beneficio in generale agli esseri senzienti, in particolare lo scopo dei tibetani. Appena mi sveglio di mattina genero la mente dell'illuminazione e faccio delle preghiere. E anche voi siate tranquilli, siate felici, perché è così. E vi saluto. La persona non è la terra, non è l'acqua, non è il fuoco, non è il vento, non è lo spazio, non è la coscienza, non è tutti questi. Che cos'è la persona diversa da questa? Inoltre, rispetto a questo, a questa frase, ho visto il corpo di Lucky solamente vedendo l'aspetto esteriore tra
le varie parti del corpo, la carne, la pelle, le ossa, eccetera, funziona come vedere il suo corpo, anche se il sangue, le ossa e così via non vengono viste, non vuol dire che il suo corpo non si vede. Per vedere il corpo non è necessario vedere tutte le parti del corpo, anche vedendo una piccola parte, per cui se analizziamo fra le parti della testa, la pelle, le ossa, eccetera, se distinguiamo le parti, dire questo è il corpo diventa difficile da indicare. Quando si dice il corpo, il corpo è l'insieme delle sue parti, viene detto corpo. Non solo, quando diciamo corpo, la testa, le braccia, le gambe, è chiaro che è l'insieme di questi. Nelle testi madhyamika, l'insieme delle parti del corpo, ecco che designiamo il nome corpo. In modo più vasta, per esempio, il mondo, la terra. È l'insieme di tanti fenomeni esterni e interni che diciamo, ecco, questo è la terra, questo è il mondo. Non c'è qualcosa che senza dipendere da tutti questi fenomeni è di per sé stesso il mondo. Ecco come noi in Madhyamika così diciamo, designato in dipendenza. Non c'è, se ci fosse un fenomeno identificabile indipendentemente, non sarebbe designato in dipendenza. Per cui, proprio perché è designato in dipendenza, funziona. Per cui la designazione dipendente ha un significato molto grande. Per cui Nagarjuna, come dice, la persona non è la terra, non è l'acqua, non è il fuoco, non è il vento, non è lo spazio, non è la coscienza, non è tutti questi. Qual è la persona diversa da queste? Per cui persona dov'è? Dov'è che viene indicata? Nell'insieme del corpo e della mente viene designata per la persona, questa è la persona, ma senza dipendere dall'insieme delle parti. Ed ecco come i madhyamiki, così, tutti i fenomeni non sono stabiliti per propria natura, per propria entità. Nella nostra mente, quando diciamo io, quando sorge questa concezione dell'identità come un'identità autocaratterizzata, come se potesse essere indicata, per cui vedete il significato che nei testi è veramente importante, per esempio per quanto mi riguarda. Io fino dal primo momento in che mi alzo penso dov'è questa identità, dov'è l'io, e immediatamente investico dal dov'è questo io, questa identità, dalla cima del capo alla punta dei piedi, e non lo trovo. Allora cosa vuol dire? Che non esiste l'identità? No, esiste. Ma come esiste? Esiste come designata indipendenza dell'insieme delle parti, ma non per propria capacità, per propria indipendenza, per cui designato indipendenza, sorto dipendendo, è un significato estremamente profondo. Cosa lungo?
Nella nostra mente tutti i fenomeni appaiono come autocaratterizzati, ma quando li cerchiamo non vengono trovati. Per cui tutti i fenomeni non esistono, non sono, è chiarissimo che non sono stabiliti come entità proprie, ma a parte l'essere mere designazione, dipendenti. Per esempio, anche io, quando dico designato in dipendenza, sulla questa base, di questa frase, medito la vacuità tutti i giorni. Non esiste niente che sia autocostituito, esistente di per sé, senza dipendere da altro. Ciò che sorge, che la cui genesi è dipendente, dove dobbiamo arrivare a pensare questa concezione dell'io, del sé, dell'identità? Vedete, se invece pensiamo a come sorge dipendendo, ecco che c'è una grandissima differenza nell'esperienza del sé, dell'identità. Per cui tutti noi siamo riuniti per una cosa importante, per cui vorrei dare i voti del Bodhisattva. Non voglio continuare. Yantian Rinpoche sta spingendo di dare il lung, ma Santità dice no, non voglio fare tutto la trasmissione orale del testo. Per cui la mente dell'illuminazione, il buon cuore della mente dell'illuminazione, come ho spiegato prima, il buon cuore è la radice della felicità. Per avere questo buon cuore, per generare questo buon cuore, visualizziamo il nostro... cuore, visualizzando come nostri testimoni tutti i Buddha e Bodhisattva, davanti a loro pensiamo, utilizzerò tutta la mia vita per generare questo buon cuore, per condurla sulla base del buon cuore. Per quanto mi riguarda, appena mi sveglio di mattina, medito la mente dell'illuminazione, pensando di voler essere di beneficio a tutti gli esseri, genero questo buon cuore e questa è così di beneficio per avere una mente pacifica, calma, una mente tranquilla. Appena pensi in questo modo, la mente si rilassa e questo è di grandissimo, è certamente di grandissimo beneficio anche alla salute fisica. Per cui la mente in questo modo diventa della natura della pace, per cui per prima cosa vorrei che assumessimo adesso la mente dell'illuminazione. Io sono l'oratore in questo caso, pensando davanti a voi. Tutti i Buddha e i Bodhisattva, pensate in questo modo. Oggi io sono un essere umano, non solo ho incontrato il Buddha Dharma, per cui veramente devo condurre tutta la mia vita col buon cuore, generando la mente dell'illuminazione, con la responsabilità universale che viene dalla grande compassione. E questo è quello che genero oggi. Ma non solo lo genero dentro di me, ma anche alle persone vicino a me, a tutto l'ambiente in cui vivo,
che possa questo sorgere, fare in modo che sorgerà. Per cui, avete capito, generate questo buon cuore e comportatevi bene. Io parlo agli altri dell'importanza del buon cuore e lo faccio anche io, fin dal primo momento in cui apro gli occhi il mento. Per il beneficio mio e degli altri genero la mente dell'illuminazione, per cui questo buon cuore lo genero pensandoci molto intensamente, questo mi procura una grande pace mentale, per cui la pace mentale viene da questa. Noi ci sono delle medicine, dei tranquillanti, ma se generate la mente dell'illuminazione, anche gli elementi del corpo si pacificano, diventano bilanciati, non causano nessun problema, per cui è importantissimo il buon cuore e comportarsi in accordo. Per cui, per prima cosa, assumiamo la mente dell'illuminazione. Io sono come il leader della recitazione davanti ai Buddha e Bodhisattva, che sono i nostri testimoni. Pensiamo, oggi ho ottenuto, sono ancora un essere umano, ho incontrato il Buddha Dharma, ho incontrato particolarmente gli insegnamenti dei Bodhisattva, per cui genero adesso il buon cuore e lo porterò avanti in tutta la mia vita. Pensate questo dal profondo del midollo delle vostre ossa e fate un forte giuramento, promessa di fare questo. E ripetete con me, dopo di me. Di Patanche Sososha, Droe Gela Jeira, Sangye Chanchu Igisu, Sangye Chodan Sochola, Chanchu Batu Dagyabchi, Ranchindone Rapruchi, Chanchu Senike Pargi, Chanchu Choki Senike Gine, Senche Tanche Daki Don Runier, Chanchu Chocho Yoke Pargi, Rola Penge Sangye Ruvashu. Prendo rifugio nei tre gioielli, confesso tutte le negatività, gioisco delle virtù mie degli altri, mantengo a mente l'illuminazione. Nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha prendo rifugio fino all'illuminazione. Per il beneficio mio e degli altri genero la mente dell'illuminazione. E dopo aver generato la mente dell'illuminazione, accoglierò tutti gli esseri come miei ospiti. Praticando le pratiche meravigliose dei Bodhisattva, possa io per questo portare tutti gli esseri all'illuminazione. Questa era la seconda ripetizione. Alla termine della terza ripetizione, dal profondo del midollo delle vostre esse, pensate, praticherò sempre in tutta la mia vita la mente dell'illuminazione. Concio sulla Dagyabci, di Patanche Sososha, Roe Gela Jaina. Chanchu Choki Senni Kegine Senche Tanche Daki Don Runye Chanchu Chocho Io Chepargi Drola Penjir Sangye Rubajo. Questa era la generazione della mente dell'illuminazione. Questa mente dell'illuminazione io la medito tutti i giorni, costantemente. Rende la mente così pacifica, è il tranquillante, la medicina in assoluto migliore. E anche voi che siete i miei amici di Dharma, se mantenete questa mente dell'illuminazione
e costantemente portate avanti il buon cuore in questo modo, facendo questo rituale come abbiamo fatto oggi, pensando davanti a voi Buddha e Bodhisattva, mantenete, assumete la mente e l'illuminazione in questo modo. E questo è tutto. Rinpoche, ma che banan che giurci che banan me banan gone gondu beu ajo. Jibbe ge Dedichiamo affinché tutte le preghiere di Sua Santità possano avverarsi esattamente come Lui dedica.
Quando yanda la madre me c'è che pena non c'è senza yanghe tutte le mie vite future possa io sempre inseparabile il perfetto lama godere della festa del Dharma e al più presto nello stato di Vajradhara. Yo